Benvenuto in questo nuovo video sul mio canale, mi fa piacere averti qui e raccontarti un po' come andrà questa crociera. Io ne ho già fatta una, questa è la mia seconda crociera, la prima l'ho fatta nel 2015 e sono cambiato un po' di cose che spero di riuscire a raccontare al meglio in questi video che rimarranno sia a me come ricordo e magari possono anche essere utili a qualcuno. Mi trovo in questo momento nella mia cabina interna. Vi faccio vedere il tour tra poco, anche se in realtà comunque piccolina, quindi è un tour molto rapido, però devo dire che è molto più spaziosa di come me la ricordavo. Sarà che la scorsa volta eravamo in quattro nella stessa metratura, questa volta siamo in due. Partiti primo porto lasciato. Ciao Genova, ci vediamo domani a Marsiglia. Eccoci, appena rientrati in cabina, oggi non si fa molto tardi, sono le 11:42, in realtà molto più tardi di quello che pensavo, però in effetti siamo molto stanchi, quindi abbiamo finito di cenare da poco, abbiamo la cena alle 9 e non abbiamo voglia di fare nient'altro, visto che appunto dobbiamo ripassare un attimo quello che è il programma per domani. In Marsiglia siamo tornati in camera. Abbiamo cenato al ristorante principale della nave, che sinceramente non ci ha entusiasmato più di tanto, però vabbè, diciamo che siamo italiani, quindi abbiamo aspettative sul cibo piuttosto alte. E nulla, dopo siamo andati al buffet, non abbiamo mangiato niente, ho preso solo un tè caldo perché ci stava. Perché comunque in nave c'è freschino la sera, quindi ci sta qualcosa per scaldarti la sera. E niente, quindi adesso ripassino al daily program di domani che ci è arrivato in camera e appunto al programma per domani di Marsiglia. Quindi si conclude qui il primo giorno in nave. Ora hai qualcosa da dire sui vari servizi fotografici che abbiamo fatto? Sono troppo pesanti. No, non sono pesanti, non è vero. Anzi, Sono molto pesanti. sono bravissimi nel farti fare le pose. La questione è che ci sono davvero tanti set fotografici e fotografi in giro per la galleria della nave, che sinceramente a me non pesa, anzi a me piace, quindi sono contenta che ci abbiano fatto un po' di foto, anche perché di solito le facciamo noi e così almeno abbiamo avuto un po' di foto anche a noi. Ci stava. Ruben non è contento, però non sa che tutte le sere questo è quello che gli aspetterà. Quindi nulla, concluso qui il primo giorno. Ci vediamo domani. Scarichiamo le clip adesso prima di Giusto. chiudere. Scarichiamo le E clip del giorno 1.
e poi resettiamo di nuovo le schede, carichiamo le batterie, così siamo pronti per domani. Vero amore? Vero, vero. Vero, vero. Quindi vero, buonanotte. Vero. Giorno 2, siamo quasi a Marsiglia, non so se riuscite a vedere qua, c'è già la costa. Sono le 7 e 20, ci siamo svegliati abbastanza presto perché alle 8 ci dovremmo attraccare, così scendiamo il prima possibile per goderci le tappe di Marsiglia. Quindi ci vediamo più tardi. Ora colazione. Bene, adesso stiamo camminando su questa linea verde che praticamente dal porto in teoria ti conduce fuori e si dovrebbe arrivare a un bus, una navetta che ti porta in centro. Quindi niente, dovremmo essere quasi arrivati alla fermata e speriamo di trovarla. Niente, quindi navetta presa, ci ha lasciato la Jolette più o meno, un po' prima, perché praticamente ci ha lasciato alla fine del porto, perché questo porto è lunghissimo, quasi 7 km di porto. E almeno siamo usciti, adesso ci aspetta un chilometro più o meno per arrivare alla cattedrale di Marsiglia e al museo dell'Europa, cose del genere, il MUCE. Siamo appena rientrati in nave dall'escursione a Marsiglia, è stato bello, faceva un caldo pazzesco e niente, vabbè, avete visto dove siamo stati dai video e dalle clip che vi ho messo, ma una cosa pazzesca che merita una citazione esclusiva è la guida degli autisti che ti portano a Notre Dame, sono spericolati. Cioè, veramente, ti devi non attaccare di più. A parte che quei pullman erano strapieni, ma la guida dell'autista è una roba assurda. Cioè, spericolato a dir poco, veramente. Vabbè, però siamo sopravvissuti, siamo rientrati in nave. Camminato tantissimo, perché abbiamo fatto la bellezza di 15.000 passi stamattina, perché adesso sono le 2:20, quindi ci meritiamo di andare al buffet. Quindi buon appetito a noi. A dopo. Siamo alla sera. Oggi pomeriggio alla fine rientrati da Marsiglia. Aspetta un attimo, ero più su. Ok. Rientrati da Marsiglia. Siamo andati a mangiare che avevamo una fame pazzesca e dopodiché al contrario ok, così siamo andati a mangiare, dopodiché siamo andati a dormire, eravamo cotti. Poi comunque ieri sera siamo andati a letto abbastanza tardi, stamattina ci siamo svegliati alle 6:30, quindi eravamo cotti, abbiamo dormito un paio d'ore, un'oretta e mezza. Poi siamo andati un po' in piscina
e abbiamo visto la partenza. Adesso siamo venuti in camera, abbiamo fatto una doccetta e andiamo a vedere lo spettacolo che c'è al teatro. Dopodiché ci sarà un altro spettacolo di un barman acrobatico. Sì, non ti ricordavi che era stasera? Era alle 8:15 stasera. E poi dopodiché andremo a cena nel nostro tavolo, dove abbiamo conosciuto altre tre coppie di ragazzi che sono qui per la prima volta in crociera, quindi ci stiamo scambiando un po' le esperienze. Loro oggi facevano l'escursione di Marsiglia organizzata da MSC, noi invece ci siamo arrangiati, quindi stasera sono curiosa di sapere un po' come è andata a loro. E quindi nulla, ora andiamo a mangiare, speriamo bene per la cena, perché ripeto, ieri non è che ci abbia entusiasmato. E niente, quindi inizia la seconda serata. Buonasera, siamo arrivati a cena, iniziamo con la focaccia. Siamo accecati dal sole. Siamo a Barcellona e anche per oggi abbiamo un po' di programmi, quindi vi portiamo con noi per le varie tappe che abbiamo selezionato. A dopo. Aggiornamento, in questo momento ci troviamo sulla Rambla principale e abbiamo camminato tantissimo stamattina, come avete potuto vedere, e ora invece stiamo tornando verso la statua di Cristoforo Colombo e quindi la navetta che ci riporterà alla nave, perché siamo un po' cotti. Sono le 13:29, quindi direi che siamo in perfetto orario per tornare in nave, mangiare qualcosina, passare il pomeriggio in piscina. Quindi, a dopo! Buongiorno, per noi sono le 8:30 per tutti di mercoledì. Non siamo ancora al fuso orario, eh? Lo so, ma non so quanto guarderanno il video. Ah, giusto. Perché sì, domani entreremo con un'ora di fuso orario indietro, quindi cambierò un po' allora. E niente, oggi è mercoledì, quindi giorno di navigazione. E 1, 2, 3... quinto giorno di crociera? Quarto giorno di crociera.
sono stanca, sono appena svegliata. E faremo un po' di attività, ma iniziamo con colazione e un'oretta in piscina. Quindi andiamo. Buonasera, oggi abbiamo fatto un po' di attività in nave, prevalentemente piscina, poi siamo andati a vedere MasterChef at Sea, è stato carino, e abbiamo mangiato e poi dormito perché eravamo cotti. Adesso ci stiamo preparando per la serata di gala e ho le trecce. Semplicemente perché non ho modo di fare la piega e quindi cerco di fare dei boccoli o qualche cosa in modo che non siano troppo gonfi i miei capelli e vediamo come vengono. Dovrebbero venire decenti, speriamo. E nulla, quindi tra poco abbiamo il cocktail con il capitano, nel senso che è praticamente un'oretta in cui il capitano fa il discorso di benvenuto e ci sono i cocktail, nel senso non che prendiamo il cocktail noi e il capitano e nulla, quindi facciamo quello, dopodiché andiamo allo spettacolo Carousel Lounge dove vedremo questo spettacolo acrobatico tipo circense, dovrebbe essere, speriamo, nel senso che come posso dire, abbiamo alte aspettative, ecco, di questo spettacolo, quindi immagino che vengano soddisfatte, vedremo dopo come va. E dopodiché niente, andiamo a cena e poi invece allo spettacolo classico nel teatro principale, quindi questi sono i programmi per la serata. E nulla, appena siamo pronti vi facciamo vedere l'outfit per la serata di gala e speriamo bene anche nel menù perché stasera promette bene. La prima sera è stata deludente, la seconda così così, ieri non male, oggi deve essere speciale perché è la serata di gala e poi appunto promette molto bene. Vedremo un po' come va. A dopo! Outfit per la serata di gala. Buongiorno, anche se oggi il buongiorno l'ho dato un po' tardi perché in realtà sono le 15:38 in Tunisia ma le 4:38 in Italia. In realtà stiamo seguendo
il programma con l'orario italiano, quindi per noi sono le 4:30. E praticamente stamattina abbiamo fatto l'escursione con MSC. In realtà diciamo che mi aspettavo un pochettino di più, però tutto sommato è andata molto bene. La nostra guida è stata molto simpatica e ci ha raccontato diversi dettagli di Cartagine e di Sidi Bou Said. È stato bello. Poi siamo andati appunto a Sidi Bou Said, e ecco lì pensavo di riuscire ad avere un po' più di tempo di vedere un po' meglio il villaggio praticamente, ma in realtà abbiamo avuto giusto una mezz'oretta dove siamo stati assaliti dalle bancarelle, dai negozietti, insomma, che volevano vendersi di tutto e di più, quindi abbiamo avuto un po' poco tempo per quello. E nulla, ho fatto due acquisti a Sidi Bou Said, un vestito che in realtà penso di utilizzare tipo come copricostume, una cosa del genere, tutto bianco con dei ricami blu, e vabbè, un braccialettino, e poi anche due calamite, ecco. In realtà ci hanno proposto di spendere 120 euro per queste due cose, ma ovviamente lì bisogna contrattare, cioè il prezzo che ti dicono non è mai il prezzo finale, e infatti anche la guida ci ha detto: non spaventatevi per i prezzi che vi dicono, perché non sono quelli reali. Infatti alla fine con meno di 30 euro abbiamo preso il vestito, il braccialetto, due calamite e un paio di altre cose per fare dei regali, quindi no, non è stato proprio il prezzo che ci hanno detto loro. In più abbiamo fatto anche una sosta a bere il tè, anche se in realtà non è proprio la cosa più indicata con i 40 gradi che si percepivano, e quindi poi dopo abbiamo dovuto fare anche una sosta con una bibita fresca, insomma, perché si moriva di caldo. E nulla, quindi alla fine siamo rientrati in nave, che erano ormai quasi le 3 italiane, e quindi abbiamo mangiato perché eravamo super affamati. Poi siamo venuti in camera, abbiamo fatto una doccia e adesso vorremmo andare in piscina, goderci un po' la piscina. E dovrebbe esserci uno snow party, non ho ben capito che cosa sarà in piscina, vedremo. Immagino che sia tipo uno schiuma party, vediamo che cosa è. E niente, così almeno adesso scendiamo, anzi no, saliamo, perché noi siamo al 10° piano e la piscina invece è al 15°. E nulla, adesso andiamo su, andiamo un po' in piscina, vediamo un po' che cosa fanno come attività e facciamo una merenda con un po' di frutta. È così comodo avere la frutta già pronta, pulita e tagliata, e ti viene anche più voglia di mangiarla. Quindi niente, ci aggiorniamo con il proseguo della giornata. Buongiorno, purtroppo giorno 6, quindi vuol dire che abbiamo quasi finito questa crociera, però vabbè, oggi vediamo Palermo, facciamo un bel giro intenso, posso dirlo perché in realtà questa intro la sto registrando dopo che siamo già stati a Palermo, quindi abbiamo camminato tanto e ora vedrete un po', insomma, i posti dove siamo stati, ma soprattutto la tappa più attesa, che era quella della granita. Quindi finalmente questa soddisfazione di averla presa e nulla, quindi adesso vi lascio le clip di Palermo e i posti dove siamo stati, poi ci aggiorniamo più tardi.
Com'è? Merita? La granita si mangia? Non lo dirò. Cutuppo. La soddisfazione. Molto buona. Eccoci, siamo rientrati da Palermo, siamo tornati in nave e sono le 2:48, quindi quasi le 3, in realtà siamo rientrati da circa un'oretta, ci siamo docciati e riposati un attimo, mangiare non ce n'è bisogno perché abbiamo mangiato a Palermo, come avete visto, e nulla, adesso andiamo un po' in piscina, magari tra poco prendiamo un po' di frutta per fare merenda. E ci godiamo il pomeriggio in piscina, sperando di trovare due sdraio, perché qui è una missione riuscire a trovarne. E poi, non so, vediamo un attimo anche il daily program, quali attività ci sono. Comunque il pomeriggio c'è sempre qualche cosa in piscina, quindi di sicuro ci sarà un po' di animazione, un po' di musica. Quindi, in piscina. Outfit per la quinta? Sesta? Che giorno è oggi? Sesta. Sesta serata. Buongiorno, oggi abbiamo trovato subito l'ascensore perché sono le 6:30 e noi siamo pronti per andare a Napoli. Quindi ultima tappa, inizia. Sì, fiocco di neve. Ero pienissimo, ma poi ho assaggiato la pizza fritta e mi è tornata la pelle. Buonissimo. Buonasera, oggi siamo stati a Napoli, abbiamo mangiato un bel po'. Abbiamo mangiato di tutto, come avete potuto vedere dalle clip, abbiamo girato un po' e camminato tanto, poi siamo stati un po' in piscina,
poi cosa abbiamo fatto? Una merendina veloce, anche quella poco salutare, e poi ci siamo abbioccati e abbiamo dormito una buona oretta e mezza, anche perché stamattina comunque ci eravamo svegliati presto perché la nave attraccava alle 6:30, alle 6, non mi ricordo più, e quindi ci siamo svegliati, abbiamo messo la sveglia 6:30 così da fare colazione presto e scendere prima possibile, anche perché poi oggi ripartiva alle 2, così abbiamo sfruttato bene la mattina, però niente, oggi pomeriggio eravamo cotti. Sarà l'abbiocco dopo tutto quello che abbiamo mangiato, sarà l'orario in cui ci siamo svegliati, eravamo stanchi morti. E niente, quindi adesso ci siamo cambiati, siamo pronti per la notte bianca, come si può vedere, outfit bianco ovviamente, e nulla, quindi adesso andiamo a fare un giro giù per vedere le foto di ieri, come sono venute, e dopodiché probabilmente andremo o a bere qualcosa oppure direttamente a cena, vediamo un po' che ora si fa. E niente, ultima cena, l'ultima sera in nave, dopodiché domani arriveremo a Genova e la vacanza è finita. Però vabbè, prenoteremo la prossima, quindi sicuramente appena torniamo guardiamo già per prenotare quella per l'anno prossimo, perché ci è piaciuta molto, insomma. Stiamo già pensando di fare la parte di là del Mediterraneo, quindi partire da Venezia, quella zona, e fare le isole della Grecia, arrivando anche fino a Istanbul. Quella crociera ci ispira molto, vediamo un attimo appena rientriamo di organizzarla. Bene, quindi che l'ultima serata abbia inizio. Il nostro metodo per capire quanto si muove la nave è guardare gli asciugamani in bagno. Ecco, si sta muovendo tanto. Buongiorno, purtroppo questa settimana si è conclusa e siamo arrivati al porto di Genova. Oggi è domenica 11 e sono le 7:49 di mattina e nulla, dovremmo lasciare la stanza entro le 8:30, quindi adesso finiamo di vestirci e andiamo a fare colazione. Le valigie le abbiamo già messe fuori dalla camera ieri sera e praticamente ci hanno portato in camera delle etichette che abbiamo messo sulle valigie e dovremmo, speriamo, trovarle una volta che sbarchiamo, tipo sul rullo come quello che c'è in aeroporto. Quindi nulla, dai, comodo, almeno non devi portartene in giro. E niente, questa settimana è finita, è stata molto bella. Abbiamo camminato tantissimo, girato tanto, visto tante cose e nulla, quindi adesso niente, si torna a casa e si programma la prossima. Grazie per aver guardato questi video, spero di aver dato qualche informazione utile o comunque di aver tenuto compagnia, e in qualsiasi caso mi rimarranno come ricordo di questa vacanza, e quindi grazie, al prossimo video. Grandiosa, ci vediamo presto, MSC.